CD Projekt Red ha rilasciato un'altra patch, la 1.3, lo sappiamo tutti, la 1.23, lo sappiamo tutti, che risolve numerosi problemi relativi alle missioni del gioco, al mondo aperto, alla grafica e altro ancora. Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono ogni settimana, o almeno ci proviamo. Cyberpunk 2077 ha subito una serie di patch, aggiornamenti e ritiri dal suo tumultuoso lancio nel 2020. La patch più recente, etichettata 1.23, evidenzia numerosi problemi che il gioco ha avuto dal suo lancio e anche i fix effettuati. Ulteriori aggiornamenti delle note sulla patch sono arrivati sulla scia della notizia che Cyberpunk 2077 verrà ripubblicato sul PlayStation Store. Simile alla patch 1.23, molte delle precedenti correzioni di Cyberpunk 2077 sono state concentrate su importanti glitch o bug che impediscono i progressi dei giocatori. Oltre a correzioni del genere, questa patch risolve anche i modelli dei personaggi in grado di glitcharsi negli ambienti. L'aggiornamento della patch 1.23 di Cyberpunk 2077 porta con sé numerose correzioni, molte diverse sfaccettature del gioco. Si dice che la patch risolve i problemi relativi alle missioni al mondo aperto, al gameplay e alla grafica. Ad esempio, è stato risolto un problema che rendeva impossibile l'apertura della porta del garage dei Dakota durante il concerto. Altri problemi relativi alla stabilità e alle prestazioni sono stati risolti come parte della patch 1.23, quindi sicuramente ne arriverà un'altra, tra cui animazioni, interfaccia utente, scena, fisica e sistemi di gioco. Vengono affrontati inoltre anche problemi specifici per PC e Xbox, con particolari preoccupazioni relative alle configurazioni di Steam e al menu di pausa di Xbox. Una fuga di informazioni dall'interno ha ulteriormente sollevato polemiche sulla misura in cui CD Projekt era a conoscenza di quanti problemi avrebbe avuto il gioco al momento del lancio. Con il numero di bug in game così abbondante, anche 6 mesi dopo il lancio del titolo, sembra improbabile che molti dei bug nelle prestazioni e nella grafica su tutte le piattaforme possano essere ovviamente trascurati. Tuttavia, è una fortuna che CD Projekt abbia dimostrato la sua dedizione ai fan e nei suoi sforzi per riparare Cyberpunk 2077. Ci sono state polemiche che circondano sul fatto che Cyberpunk riceverà una modalità multiplayer ad un certo punto in futuro, ma forse CD Projekt desidera correggere i suoi errori e soddisfare i fan del gioco prima di svelare qualsiasi cosa e soprattutto su una funzione multiplayer, se chiaramente è ancora in fase di sviluppo. I fan che sono delusi dalle condizioni attuali di Cyberpunk, si spera, riceveranno l'esperienza che avevano previsto quando saranno state rilasciate abbastanza patch. Tuttavia, i fan potrebbero essere sollevati nel vedere che CD Projekt ha continuato a correggere e corregge attivamente gli ostacoli che Cyberpunk gli pone davanti. Potrebbe non essere una sorpresa, quindi, se il contenuto scaricabile gratuito viene ritardato, quindi la DLC viene ritardata, mentre gli sviluppatori tentano di risolvere i problemi rimanenti del gioco. Nel frattempo, l'aggiornamento della 1.23 di Cyberpunk e le relative correzioni sono chiaramente disponibili sulla piattaforma. Quindi, prima di concludere il titolo, tiriamo un attimo le conclusioni. Il progetto sta continuando a lavorare su Cyberpunk 2077 e le patch stanno continuando a migliorare il gioco. Ci sono ancora delle cose rotte nel titolo, ma si stanno piano piano risolvendo. Ora, CD Projekt sta continuando a lavorare, le patch forse sono molto lente ad uscire, o meglio, non così tanto, ma di sicuro non sono veloci come all'inizio, ma sono patch veramente enormi, se consideriamo che la 1.23 sono 48 giga di patch, praticamente risolve, boh, il gioco intero. Quindi vanno a mettere le mani ogni volta sul gioco intero. Quindi vedremo che cosa risolveranno CD Projekt e quando faranno uscire la DLC. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, se siete soddisfatti del lavoro che sta facendo CD Projekt per migliorare il titolo, oppure se oramai Cyberpunk lo avete abbandonato definitivamente e non darete più una lira a CD Projekt Red. Con questo è tutto, noi ci vediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.